Punto di impresa digitale è il nuovo servizio offerto dalla Camera di Commercio di Cosenza che tende a dedicare a promuovere le opportunità offerte dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e a favorire l'introduzione di tecnologie digitali in favore delle piccole e medie imprese cosentine. Ma innanzitutto oggi è una bella giornata per le imprese, perché le imprese che oggi sono qui sono i veri protagonisti della Camera di Commercio, di tutti gli spazi. È un confronto tra di loro e in realtà questa impresa 4.0, che noi abbiamo molto investito su questo, presentiamo queste nuove imprese, che poi più che nuove imprese, queste nuove tecnologie, si può dire un po' a tutto il mondo. Oggi sono qui, hanno avuto un confronto tra di loro, si sono parlate, è come dire un porta aperta delle camere. E quindi non soltanto la cultura, il turismo, l'agroalimentare, ma la tecnologia, e ci sono imprese in realtà con soddisfazione, con l'Università della Calabria, l'Università L'Unica, l'Università della Medicina di Catanzaro. Ecco, queste tecnologie che possono in qualche modo questi progetti soddisfare non soltanto una nazione come la nostra, ma tutto il mondo. Attraverso questo nuovo servizio si può accedere ad un'ampia gamma di servizi specialistici per far crescere e rendere più competitiva la propria impresa. Noi siamo la Calabrian High Tech, uno spin-off dell'Università della Calabria, fondato dal professor ingegner Guido Danielli, con sede a Santo Stefano di Rende. La Calabrian High Tech è una società che vive da circa 15 anni, è una società di ricerca, sviluppo e produzione nel settore della meccatronica, robotica in area medicale. Cosentina, puramente cosentina, noi vogliamo rimanere in loco, però comunque espanderci a livello europeo e oltre, anche perché i nostri prodotti sono assolutamente innovativi e molto molto importanti dal punto di vista dell'innovazione in ambito della chirurgia soprattutto. Al momento abbiamo in una fase finale di produzione ROSES, Robotic System for Endovascular Surgery, che praticamente è un robot assolutamente innovativo per quanto riguarda soprattutto l'angioplastica e oltre. E al momento è nella sua fase finale di produzione, a breve avremo le prove sul paziente, grazie anche alla collaborazione dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e il professore Indolfi che ci crede fortemente, quindi siamo pronti per lanciarla sul mercato, anche perché al momento a livello mondiale c'è solo il sistema Corindus americano che ha questo tipo di prodotto, ma il nostro è un sistema assolutamente minimale che eviterebbe anche al chirurgo di prendere tutti i raggi durante l'operazione e di diminuire soprattutto per il paziente la tempistica post-operatoria. Quindi questa è assolutamente una soddisfazione calabrese e italiana. Noi, appunto, diciamo, siamo una software house e principalmente ci occupiamo di realtà virtuale, realtà aumentata, software che riguardino sicuramente tutto ciò che riguarda l'industria 4.0, il manufacturing, quindi tutto ciò che può essere appunto un aiuto attraverso il quale, tecnologico, attraverso il quale un operatore, un'azienda riesce a sviluppare meglio il suo business e soprattutto ridurre anche molto i rischi legati ai propri operatori, quindi sia come training, sia come addestramento, sia come appunto formazione, ma anche a riduzione appunto dei rischi che in tante occasioni, in diversi settori si possono rincorrere, soprattutto appunto nell'industria. Ci sono diversi player a livello nazionale, tra cui General Electric, ci sono anche delle altre aziende, collaboriamo anche nell'ambito della difesa, anche con la NATO, con altri enti di difesa. Qui per esempio oggi abbiamo un paio di dispositivi che diciamo, riguardano un po' la realtà virtuale, quindi ci immergiamo attraverso un caschetto all'interno di un'industria, in questo caso l'industria di metalmeccanica, dove si possono appunto riscontrare delle situazioni di emergenza come gli incendi, quindi nel quale l'operatore si può immergere all'interno dell'azienda, dell'industria e fare tutte quelle procedure che servono per, quindi insomma, in caso di emergenza spegnere un incendio. Quindi è un addestramento pratico, senza rischi, fatto in maniera preventiva e in maniera anche molto efficace.